Buongiorno a tutti e buongiorno anche ai colleghi in sala. Sono Federica Aldighieri e lavoro per ISPRA nell'area Val ATM. Sono qui anch'io oggi in differita per questa importante giornata del camminare insieme. Mi illumino di meno, è una giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Possono sembrare due cose separate tra loro, invece sono intimamente legate. Il decalogo di Caterpillar al punto numero 10 dice di utilizzare l'automobile il meno possibile. Quale alternativa migliore, soprattutto negli spostamenti dell'ultimo miglio del camminare? La mobilità diventerà sostenibile e non c'è alternativa. I risultati saranno molti, moltissimi, ne abbiamo discusso in altri momenti. Tra questi però ricordiamo i due fondamentali, che è la riduzione dei gas serra e la riduzione dei gas inquinanti, a volte confusi, invece legati in modo diverso, uno ai cambiamenti climatici e l'altro alla salute. Quindi un'iniziativa di mobilità sostenibile va a intervenire su questi due tipi di gas. E spesso si legge che sono state evitate emissioni di questi gas in atmosfera. Di quanto, ma come sono stati calcolati? Esistono dei calcolatori e noi di ISPRA usiamo un calcolatore delle emissioni evitate. Ce ne sono molti, però il Mobility Manager di ISPRA ha voluto sceglierne uno e ha voluto fortemente standardizzare il metodo di calcolo. Questo perché? Perché ci sia sempre trasparenza, cioè sia chiaro come sono state calcolate le emissioni evitate. Inoltre, avere un metodo standard di calcolo permette la confrontabilità tra le stesse iniziative o iniziative diverse. Altro vantaggio di avere un metodo di calcolo è quello di una replicabilità, di una trasferibilità dell'iniziativa ad altri enti o iniziative simili. Perché utilizzare un contatore delle emissioni? Quando si mette in campo un'iniziativa di mobilità sostenibile è molto importante lavorare sulla comunicazione e uno dei canali più importanti della comunicazione è fornire il risultato, dare un feedback. In questo modo il pubblico che partecipa sa che la sua partecipazione è stata utile e concreta, è stato un gesto che ha avuto un effetto concreto. Inoltre, i risultati numerici aprono un canale di comunicazione che facilita la comprensione dell'iniziativa ed è più facile avere un riscontro maggiore. Se si decide di progettare una iniziativa di mobilità sostenibile, è importante scegliere magari tra metodi diversi o tra iniziative diverse e quindi il contatore permette anche di scegliere proprio in base a quelli che saranno i numeri, i risultati. Negli anni, inoltre, si possono fare dei confronti e quindi si può misurare, quello che è un'evoluzione, del risultato dell'iniziativa. Il confronto può essere fatto anche, in luoghi diversi, sempre se si hanno dei numeri da confrontare. Quindi i numeri vanno usati prima e dopo l'iniziativa di mobilità sostenibile. Magari la prima volta che si mette in campo un'iniziativa di mobilità sostenibile, i numeri possono essere più grossolani. Via via che si sperimenta e che si ripete negli anni, il dato si affina. Dove lo troviamo questo contatore? Come dicevo, il Mobility Manager di ISPRA ha voluto fortemente che ci fosse una standardizzazione e che fosse trasparente, quindi si trova sul sito istituzionale di ISPRA, alla voce Servizi per l'ambiente, poi all'ulteriore voce Mobilità sostenibile e Strumenti. Quando si arriva a quest'ultimo link si trova il metodo di calcolo delle emissioni evitate utilizzando modalità di trasporto alternative all'auto privata. Il nome è un po' lungo, però in realtà le istruzioni, il metodo di usarlo è molto facile e semplice. E infatti si utilizza in semplici tre passi. Il primo passo è un link alla banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia, del Sinanet.
Alla voce selezione inquinante si sceglie, in questo caso facciamo un'ipotesi semplificativa, l'unico gas serra CO2. Al secondo passo si seleziona il veicolo. Volendo calcolare passaggi in automobile privata evitati, si utilizza la voce Passengers Cars. Va poi selezionata la penultima colonna, che dà la CO2 totale per chilometro in grammi. Quindi quanti grammi per chilometro di CO2 si evita non facendo quel viaggio con l'automobile privata. Quindi, una volta selezionate queste due voci, nel nostro caso, con i dati del 2015, l'ultima versione disponibile, i grammi per chilometro saranno 165,65. Il terzo passo è una moltiplicazione. Va moltiplicato il numero di viaggi non effettuati con l'automobile privata per la loro lunghezza, per i grammi trovati nel passo precedente, al passo precedente, quindi i grammi di CO2 per chilometro. Facciamo l'esempio del percorso a piedi, anziché in auto, dalla metro Eurfermi, la metro di Roma, alla sede sempre di Roma di Ispra, in via Vitaliano Brancati. La lunghezza dichiarata è di 1,7 km. Il tempo dichiarato è di 23 minuti. Specifico dichiarato, che è quello che troviamo su Google Maps, perché in realtà poi con la pratica, e questo lo dico anche per esperienza personale, spesso questi percorsi diminuiscono, sia perché si trovano delle scorciatoie che Google non riesce a trovare, sia perché il passo con la pratica aumenta. Allora, supponiamo di calcolare le emissioni evitate in un mese. Quindi circa si viene a lavoro 20 volte, 20 viaggi di andata, 20 viaggi di ritorno e sono 40 percorsi di 1,7 km per il dato che abbiamo trovato prima di 165,65 grammi. La moltiplicazione ci porta a 11.264 grammi. Quindi in un mese posso evitare di emettere più di 11 kg di CO2 in atmosfera, divertendosi, facendo bene alla propria salute e a quella degli altri. Questa è la home, diciamo, della banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia, che fa parte, come dicevo prima, della rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale ed è ricchissima di informazioni, open data, diciamo, quindi accessibili, veramente molto interessanti, che vi invito a guardare, ad approfondire. Questo calcolo è molto semplice e abbiamo lavorato su un solo gas serra, la CO2, però si può affinare il calcolo sia scegliendo gas alternativi, quindi dando anche dei dati aggiuntivi e cambiando tipo di veicolo evitato. Accenno adesso invece ad un'altra esperienza che abbiamo realizzato in Ispra nel 2016. Che si riferisce all'iniziativa dei ciclomobilisti Bike to Work, cioè un servizio di aiuto ad andare al lavoro in bicicletta, o comunque la giornata per impegnarsi ad andare al lavoro in bicicletta. Ispra ha sempre aderito con entusiasmo a questa giornata, però nelle edizioni precedenti al 2016 ci siamo resi conto che le adesioni erano sempre le stesse e non c'erano nuove persone che provavano a lasciare la macchina a casa per un giorno. Non avendo visto nuove adesioni, abbiamo pensato cosa si potesse fare per risolvere il problema e abbiamo pensato ad un tutoraggio interno, quindi oltre a quello esterno dei ciclomobilisti. Il risultato è stato positivo, c'è cioè stata un'alta percentuale di nuove adesioni. E perché è avvenuto questo? Perché i colleghi, i tutor interni, hanno svolto il ruolo di volano, quindi di passaparola, migliore di quello che può essere una comunicazione ufficiale tramite email, e di motore, nel senso proprio di supporto ai colleghi. Si sono messi in campo, sentimenti nuovi, cioè la condivisione, l'allegria, l'avventura, la rottura degli schemi.
contro sentimenti vecchi come la paura, l'immobilismo, la noia, il disimpegno. Ci sono stati altri importanti risultati, che è stata la condivisione di percorsi anche tra ciclisti che già venivano al lavoro in bicicletta, e la scoperta di percorsi nuovi anche per chi invece non aveva mai fatto questo tragitto. È stata realizzata una mappa disponibile sul sito di ISPRA, la voce mobilità sostenibile, che permette di vedere tutti i percorsi realizzati dai dipendenti per arrivare nella sede di Via Brancati. Inoltre si è creato un gruppo di ciclisti e quindi anche uno spirito di appartenenza aziendale rafforzato. Altra cosa importante è la replicabilità di questa esperienza, cosa che sta avvenendo anche oggi. Infatti, nella mattinata di questa giornata, alcuni tutor di ISPRA hanno aspettato altri colleghi alla metro Eurfermi per questa volta non accompagnare in bici, ma accompagnare a piedi lungo tutto il percorso fino alla sede centrale. Quindi un arrivederci, un grazie dell'attenzione e un buon cammino a tutti.